Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Caldissimo, caldissimo anche oggi. E nella zona di Castro Sichià, a un certo punto, su suggerimento di un sostenitore del Vostok, mi sono imbattuto in questo posto chiamato la Taverna di Lulù, che è questo posto bellissimo, vedete tutti i camper, è un uliveto in cui c'è questa specie di questo parcheggio, non è un campeggio vero e proprio, c'è questo parcheggio di camper vicino al mare, un posto meraviglioso, bellissimo. E allora ho deciso di fermarmi, perché era ormai l'ora di pranzo e dovevo fermarmi da qualche parte a mangiare. Mi siedo a un tavolo, tipica taverna greca, mi siedo a un tavolo e urlo, credendo che non mi capissero: "Oste della malora!" È arrivato l'oste. Ecco. E mi imbatto in Fabrizio e Alessandra. Fabrizio e Alessandra sono... C'è anche il signor? Mangheli, che è greco, no, è rumeno, è un posto internazionale. E allora, arrivato in questo posto, mi ha fatto perdere il filo del discorso, Mangheli, con l'uso, e questo io non ho bevuto naturalmente. E ho conosciuto questi due ragazzi che 5 anni fa hanno lasciato tutto e hanno preso questo posto, una taverna fondamentalmente, con un parcheggio di camper. Chi vuole viene, parcheggia e viene alla taverna, si mangia benissimo, perché la signora Alessandra, che non parlerà fino alla fine, ha deciso, mi ha cucinato delle sarde con una ricetta tipica di Lesbo, giusto? Ok, Fabrizio, eccomi. Uno dice la crisi, andiamo in Grecia, ma perché uno prende 5 anni fa, lascia tutto quanto e se ne viene in Grecia e apre un posto meraviglioso del genere? È per raggiungere un sogno durato circa 30 anni, della prima volta che uno va in Grecia nel 1980 e si ritrova a gestire la taverna greca nel periodo magari un po' più strano per gestire una taverna greca in Grecia, dato la crisi economica che sta strozzando chiunque. Però bisogna pure dire che qui in Grecia tutto è funzionante. Ma questa storia, questa leggenda, Alessandra, non ti allontanare, questa leggenda della benzina, delle medicine, ma io per fortuna non sto avendo bisogno, no? Che poi uno sembra che va in vacanze e abbia bisogno chissà di quale medicina. Io voglio tranquillizzare tutti e tutte, che qui in Grecia c'è tutto, non manca nulla, a partire da mangiare, bere, benzine, medicine, discorso del bancomat. Il discorso del bancomat è rilegato solo, e ripeto per la 100ª volta, solo per i greci. Per i turisti no, perché hanno i conti all'estero. Quindi io di benzina non ne ho bisogno. Visitate purtroppo dei giornalisti e televisioni nazionali che non funzionano più. Vabbè, l'importante, da dove si va per Itaca? Itaca si va verso l'Escada. Quanti chilometri di qui? Da qua 40 chilometri, si scende fino giù fino a Basilichi e si prende il battello per Itaca. Quindi da qua all'Escada 40? 40, poi in altri 10 la punta estrema di Escada e il battello si porta subito da. Ok, Itaca, grazie ragazzi, Itaca è sempre più vicina. Grazie alla tua visita. Alessandra, vuole dire qualcosa? Grazie. Ah, ok. Ciao ciao.